avuto il convincimento in base al quale l'economia italiana non cresce, cresce poco, comunque cresce meno di molti nostri altri omologhi paesi sviluppati e democratici, perché la giustizia italiana è lenta ed inefficace. Quante volte ciascuno di noi ha sentito ripetere fondatamente o a volte meno fondatamente questo rilievo. Così come abbiamo avuto modo tutti di ascoltare nel corso degli anni, in particolare degli ultimi anni, l'argomento in base al quale un diritto certo, una legislazione ordinata, un efficiente sistema giurisdizionale può costituire, anzi costituisce una leva per lo sviluppo, al contrario discipline di settore incerte, un ordinamento incerto appunto, friabile starei per dire, una funzione giurisdizionale che sconda problemi di inefficienza, che ha a che fare con profili di intempestività nella risposta giudiziaria, costituisce un fattore di freno per la crescita economica e comunque di ordinato sviluppo di un sistema economico. Eppure solo negli ultimi 4, 5, al massimo 6 anni questo tema, quello cioè dell'affidabilità del nostro sistema giudiziario, è entrato a pieno titolo tra i principali temi, i temi più rilevanti che riguardano appunto la reputazione del nostro sistema democratico di giustizia e del nostro sistema economico, per esempio essendo esso ricompreso ormai a pieno titolo e anche con attività di verifica preventiva e di monitoraggio nel Piano Nazionale delle Riforme che il nostro Paese annualmente presenta in Europa, come nei documenti di programmazione economica e finanziaria. E tutto ciò ha determinato il convincimento che dalle politiche finalizzate ad accrescere il grado di certezza, di effettività, di efficienza del nostro sistema giudiziario, soprattutto nel rapporto con l'economia e con le imprese, dipende una parte non secondaria del recupero di credibilità, affidabilità del nostro Paese agli occhi dei propri cittadini e al cospetto della comunità internazionale. Si tratta, dicevo, di un tema antico, basta richiamare, e lo faccio molto brevemente, il fatto che il tema del rapporto tra il diritto e l'economia fu oggetto di un volume celebre a tutti quanti noi, noto, del padre del liberismo, di Adam Smith, che nella Ricchezza delle Nazioni ad esempio affermava: ciascuno individuo, finché non viola le leggi della giustizia, è lasciato perfettamente libero di perseguire il proprio interesse nel modo che vuole. Si coglie da queste poche parole il senso della concezione liberistica del rapporto tra libertà e autorità, del diritto soggettivo come categoria giuridica nella sfera economica, un concetto che in quegli anni si contrapponeva a quello di segno opposto del diritto inteso come sovrastruttura, che riporta alla mente appunto la teoria marxiana. Karl Marx disse: il potere statale moderno, quindi anche l'attività legislativa, anche il diritto appunto ritenuto sovrastruttura, non è che un comitato che amministra gli affari della classe borghese. Quindi lui teorizzava la prevalenza dell'economia sul diritto, un diritto asservito alla logica dell'economia come espressione di una classe dominante in quella precisa fase storica. Come tutti sappiamo, all'esito anche di un amplissimo, ricchissimo dibattito nel corso dei decenni, direi nel corso dei secoli,
il nostro assetto costituzionale, l'articolo 41 della Costituzione, ha consentito di conquistare un punto di vista che è distante dall'una e dall'altra concezione. L'articolo 41, appunto, che si pone alla giusta distanza, diciamo così, tra questi due, tra queste due visioni opposte, non abbraccia la concezione iperliberista, in base alla quale ciascuno nel contesto di mercato ha la facoltà di fare ciò che desidera purché non violi le regole, rifugge comunque dall'affermazione per cui è lecito, valido e legittimo tutto ciò che non è espressamente vietato dalla Costituzione, così come non ritiene l'articolo 41, ma l'intero assetto costituzionale, che il diritto sia asservito, diciamo così, ad interessi superiori individuati da una certa autorità pubblica o asservito appunto al sistema economico. Dunque, il rapporto tra economia e il diritto è da secoli un rapporto conflittuale. Mi piace qui richiamare una felice espressione di un grande economista contemporaneo che tragicamente scomparso qualche decennio fa, al quale mi sento molto legato per affinità culturali oltre che per comune provenienza territoriale. Parlo di Federico Caffè, che arrivò a dire che l'incontro intellettuale tra giurista ed economista mi sembra realmente difficile. In parole molto semplici, diciamo così, lui fotografò questa parabola storica, diciamo così, di questo. Ma non si perdeva d'animo il professor Caffè, e infatti aggiunse: ma non significa che questo incontro non debba avvenire. Infatti questo incontro deve avvenire, e questo è uno dei fili conduttori della necessità di comporre questo conflitto permanente, o se volete immanente, appunto, tra il diritto e l'economia. Conflitto che poi confluisce in questo trinomio che qualifica il grado di effettività di un ordinamento e poi dell'esercizio della giurisdizione, appunto, delimitato dai concetti di certezza, di prevedibilità, di tempestività dell'ordinamento e della risposta giudiziaria. Si è sviluppato negli ultimi tempi, è tornata a svilupparsi negli ultimi tempi, voi lo sapete, un dibattito molto ricco, molto fertile, che peraltro è anch'esso risalente, ma che assume caratteristiche nuove nel tempo che viviamo, che è alimentato per esempio dal professor Natalino Irti, che in un recente convegno all'Accademia dei Lincei, molto interessante, ha rilanciato il grande tema della cosiddetta calcolabilità giuridica, alla quale sono molto sensibili gli ambienti economici e finanziari internazionali e nazionali. In estrema sintesi, riassumibile nella capacità di poter prevedere in anticipo gli esiti della controversia, perché una delle ragioni del conflitto è appunto legato alla imprevedibilità della risposta giudiziaria. L'incertezza delle decisioni spesso è il terreno più aspro del conflitto tra economia e diritto. Ho sentito, ascoltato, e credo molti di voi hanno come me ascoltato, l'argomento in base al quale è sì importante quanto dura un procedimento penale o civile o di altro genere, o contabile o amministrativo, ma è importante conoscere in anticipo il tempo entro il quale si conclude quel procedimento, perché
E da questa conoscenza, appunto, che qualifica una parte della prevedibilità, della calcolabilità giuridica, che una decisione di investimento viene o meno assunta. Al contrario, la totale imprevedibilità, non conoscibilità in anticipo del fattore tempo, rischia di sviare la decisione di investimento nazionale e internazionale. Quindi quella del recupero di un minimo di certezza e di prevedibilità costituisce l'essenza della sfida dell'efficienza, credibilità, affidabilità del nostro sistema giudiziario. E si tratta di un valore molto rilevante anche sotto il profilo costituzionale, non solo in virtù dell'articolo delle innovative importanti disposizioni contenute nell'articolo 111 della Costituzione. Il professor Massimo Luciani, uno dei più importanti costituzionalisti, ha affermato che la certezza dei rapporti giuridici è alla base del concetto stesso di Costituzione. È un valore implicitamente contenuto nelle carte fondamentali, storicamente nate come protezione garantista contro gli atti arbitrari e imprevedibili. Ma il tema dell'incertezza e dell'imprevedibilità chiama in causa un altro grande problema, che anzi precede quello, precede logicamente innanzitutto quello appunto scarsa affidabilità del sistema giudiziario, che è costituito dall'indebolimento della funzione della legge, così come storicamente noi lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo studiato, lo abbiamo applicato. È un fenomeno che va avanti anch'esso da decenni, da anni, in particolare negli ultimi anni. Quello che vede un legislatore sempre più affaticato nell'assicurare appunto la prevedibilità delle conseguenze giuridiche di fronte ai fatti che mutano molto rapidamente, che sono complessi, che è difficile ricomprendere nella capacità previsiva della fattispecie astratta. La forza della legge è nella capacità, come è noto, di prevedere il futuro, di regolare gli accadimenti futuri. E se gli accadimenti futuri mutano con la rapidità, con la velocità che noi tutti conosciamo, il dato legislativo spesso, la norma giuridica spesso è costretta a rincorrere la mutevolezza dei fatti economici, ma non solo dei fatti economici, e spesso anzi la norma giuridica segue, registra il mutamento così rapido dei fatti, e nel mentre segue e registra il mutamento così rapido, così veloce dei fatti, rischia nel volgere di poco tempo di invecchiare. Questa è una delle ragioni per le quali il legislatore è spesso costretto sullo stesso tema a tornare sui propri passi, a ripensare la soluzione legislativa poco tempo prima adottato. E se questo fenomeno ha un fondamento, ed ha un fondamento, e ciascuno di noi è in grado di apprezzarne l'entità, va da sé che la funzione giurisdizionale è destinata a fondarsi su basi parzialmente nuove, non che muti la funzione costituzionale della giurisdizione, ma si fonda appunto su questo dato di incertezza dell'ordinamento di fronte alla mutevolezza dei fatti che abbiamo di fronte. Si tratta, anche sotto questo profilo, di un tema non nuovo, è proprio questa infatti la radice di una letteratura giuridica sulla crisi
che segna uno degli sviluppi fondamentali nel saggio di Santi Romano, dal titolo eloquente Lo Stato moderno e la sua crisi. Si registrava in questo saggio appunto la ridotta capacità della sola legge dei parlamenti liberali di regolare in astratto i fatti della vita, e si denunciava l'inadeguatezza del normativismo come schema logico esclusivo per fronteggiare la complessità di fenomeni sociali profondi e segno di repentino sviluppo. E dicevo, una delle conseguenze immediate è quello dell'ampliamento del ruolo e della funzione della giurisdizione, non più per effetto di una opzione culturale della magistratura, quella che abbiamo conosciuto negli anni 70 e poi negli anni 80, ma fino ai giorni nostri, di una voglia di protagonismo della magistratura, di una volontà invasiva nel campo altrui, quello del legislatore, quello riservato innanzitutto al legislatore, ma come una necessità. Io registro questo dato e sottolineo questo dato, appunto, che ha a che fare con la cresciuta e crescente ampliamento del ruolo della giurisdizione, non perché voglia sostenere l'ineluttabilità, la necessità, addirittura la necessità di questo ampliamento, ma perché esso costituisce un dato di fatto, perché sono le imprese, sono i cittadini, a volte sono le istituzioni che domandano al giudice di risolvere un problema che il legislatore non è stato nelle condizioni, o non ha voluto, o non ha potuto, per tante ragioni, risolvere. Naturalmente questo ampliamento del ruolo, della funzione, non solo in termini quantitativi appunto della giurisdizione, determina una crescita evidente di responsabilità del giudice della giurisdizione nei confronti della società, ed è un fenomeno che risente fortissimamente anche di un rapporto nuovo tra la giurisdizione, la scienza e la tecnica. Sempre questo problema si è posto, quello del rapporto tra la scienza, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche, l'evoluzione tecnologica e la giurisdizione, ma oggi si colloca su basi molto, molto cambiate, molto rinnovate. Il giudice ha bisogno di essere un conoscitore, ha necessità di confrontarsi con altre culture, con altre conoscenze, a partire, per quel che ci riguarda questa mattina, dalla scienza economica, dalle conoscenze di carattere economico, e non può più fare l'operazione che il giudice, per come lo abbiamo conosciuto nel corso dei decenni, era abituato a fare: affidare al consulente tecnico d'ufficio puramente e semplicemente la cognizione di carattere tecnico, registrarne le conclusioni e sulla base di esse decidere. Ha bisogno di fare un'operazione molto più complessa, anche perché vale anche sotto questo profilo la conoscenza scientifica e le innovazioni tecnologiche mutano con una velocità prima d'ora, prima di questa fase storica, a noi sconosciuta. Dentro questo quadro si colloca il tema che io ebbi modo di sollevare poco più di un anno fa, che poi suscitò un dibattito molto esteso sulla stampa, ma anche in altri luoghi e tra vari attori, rappresentanti ovviamente del mondo dell'economia, dell'impresa, giuristi, magistrati, sul tema delle conseguenze, della valutazione delle conseguenze dell'atto giudiziario e quello del ricorso al criterio di ragionevolezza come strumento di composizione appunto di possibili antinomie tra
i valori in corso. Io su questo non voglio riferire i termini di un dibattito che alcuni di voi avrà seguito, insomma, ma voglio proporvi, faccio un abuso di questa citazione, voglio proporvi una felice, efficace intervento del Presidente Mattarella in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Superiore della Magistratura del marzo scorso, che intervenne all'esito anche, starei per dire anche a conclusione, per suggellare quel dibattito, quel confronto che investì anche la magistratura e anche la Scuola Superiore della Magistratura, con parole molto efficaci. Disse il Presidente Mattarella: i provvedimenti adottati dalla magistratura incidono, oltre che sulle persone, sulla realtà sociale, per la ragione a cui mi riferivo prima innanzitutto, e spesso intervengono in situazioni complesse, a volte drammatiche, in cui la decisione giudiziaria è l'ultima opportunità, per effetto di quel difetto che pervade il nostro ordinamento a cui mi riferivo proprio prima, a volte dopo inadempienze appunto e negligenze di altre autorità. Per questo l'intervento della magistratura, aggiunse il Presidente Mattarella, non è mai privo di conseguenze. La valutazione delle conseguenze del proprio agire non può essere intesa in alcun modo come un freno o un limite all'azione giudiziaria rispetto alla complessità delle circostanze. È compito comunque del magistrato scegliere fra le varie opzioni consentite. Sì, perché sempre più spesso il magistrato ha a disposizione varie opzioni consentite dall'ordinamento, naturalmente seguendo i propri convincimenti e la propria percezione e ricostruzione dei fatti, quella che con ragionevolezza, nella corretta applicazione della norma, comporti minori sacrifici per i valori, i diritti e gli interessi coinvolti. E la ragionevolezza, sempre il Presidente che parla, non è soltanto un canone costituzionale che deve improntare l'azione del legislatore, e sappiamo tutti che si tratta di un criterio, di un parametro valutativo della conformità del dato legislativo alla Costituzione, che negli ultimi anni, decenni, ha assunto la rilevanza e il valore che sappiamo, ma è anche un parametro che deve guidare il giudice a operare il bilanciamento spesso richiesto dai diversi valori tutelati dalla Costituzione. E la nostra magistratura in tante circostanze ha dimostrato di avere tutti gli strumenti per garantire il riconoscimento dei diritti senza condizionamenti. È un bene che sia sempre più consapevole nella sua funzione insostituibile, ma anche della grande responsabilità che grava sulle sue scelte. Ecco, questo è, diciamo, a mio modo di vedere, l'approdo possibile che oggi possiamo proporre su questo rilevantissimo tema, e credo che su questo approdo, compendiato nelle parole del Presidente, non sia difficile per la magistratura, per l'avvocatura, per le imprese riconoscere una base comune di valutazione, di confronto, di sviluppo ulteriore di questo confronto. Ma i terreni sui quali il conflitto tra economia e diritto si consuma quotidianamente sono moltissimi, come sappiamo. Certo, sono rilevantissimi i temi a cui faceva riferimento il professor Finmanò, quello del Tribunale delle Imprese, delle esperienze giurisdizionali di vario genere, ma sono stati chiamati in causa provvedimenti di misure cautelari reali che molto spesso incidono sulla vita delle imprese. Il grande tema del bilanciamento tra l'ambiente e il mercato, che occupa quotidianamente l'attenzione della giurisdizione italiana, il grandissimo tema attualissimo
della dialettica tra le imprese, i risparmiatori e i mercati finanziari, non soltanto sotto il profilo della tutela, o meglio della gestione dei crediti deteriorati, ma sotto quello della tutela del risparmio, un tema appunto di grandissima rilevanza che ha a che fare con uno dei fondamentali del nostro sistema economico e finanziario. Ma il tema che più di altri, a mio vedere, interessa questo rapporto, questo conflitto tra l'economia e il diritto, tra la giustizia e il mondo delle imprese, riguarda quello appunto che ha a che fare con l'economia illegale e l'economia sommersa. Cioè questa contesa antica, ma anch'essa di straordinaria attualità, tra l'economia legale e l'economia sommersa ed illegale, si consuma in un teatro sempre più difficile e non solo su scala internazionale, voi tutti, nazionale ma anche internazionale. Voi tutti avete ascoltato, letto numerose volte stime, cifre molte volte abusate, la corruzione, 60 miliardi di euro ci costa l'anno senza nessuna base scientifica. Io mi attengo per sottolineare a voi brevemente la grande rilevanza di questo tema, mi affido all'unico dato ufficiale che c'è, quello dell'Istat, che dice che l'economia illegale e sommersa vale oggi circa il 13% del prodotto interno lordo. Il 13% del prodotto interno lordo è una cifra rilevantissima, circa 220 miliardi di euro. La pressione fiscale nel nostro paese, a noi tutti nota, si aggira attorno al 43-44%. Questo significa una cosa molto semplice per chi di noi ha seguito e segue i provvedimenti finanziari del governo, le leggi finanziarie, le leggi di stabilità, che in genere si aggirano attorno ai 20-30 miliardi di euro a seconda delle congiunture e degli anni. Questo significa che se noi fossimo capaci non di far emergere il 100% di questo monte monetario che si alimenta con mille rivoli, perché non ci riusciremo mai, ma se pensassimo al 50% di questo monte finanziario monetario, 100 miliardi di euro, 43-44 miliardi di euro di entrate in più per il bilancio dello Stato, risolverebbero i problemi finanziari del nostro paese, tutti i problemi finanziari del nostro paese. È una visione utopistica, è un sogno, è una velleità quella che io vi sto prospettando. Io penso che se riuscissimo anche a stabilire nei modi possibili che recuperiamo l'1, il 2, il 3% ogni anno di questa economia illegale e sommersa, facendolo emergere, sottraendolo appunto dal campo dell'evasione contributiva e dai traffici innanzitutto di vari criminali di vario genere, innanzitutto alimentati dalla criminalità organizzata, noi avremo individuato una delle vie, se non ad oggi, stante i trend di crescita che si manifestano nell'economia globale, uno dei grandi, delle grandi opportunità, delle grandi leve per risolvere i problemi del nostro paese. Tutti noi conosciamo a memoria la spending review, la riduzione della spesa pubblica a cui siamo costretti, che ogni settore nevralgico del nostro apparato pubblico, dei servizi pubblici, dall'istruzione alla giustizia, alla formazione in generale, alla sanità, e qua richiederebbero più risorse e noi siamo costretti a ridurre queste risorse. Ebbene, solo questo elemento, al netto della possibilità di riprendere il percorso virtuoso della crescita della nostra economia, aiuterebbe a far quadrare i conti, a rispettare i parametri europei e a finanziare di più e meglio le grandi funzioni pubbliche del nostro paese.
e anche ad affrontare quello che il presidente Iervolino all'inizio del suo intervento, passaggio che ho molto apprezzato come l'intero intervento, il tema delle diseguaglianze, che, la cui impatto, la cui rilevanza è ormai a tutti quanti noi nota. Ma vi è brevemente un altro settore nel quale il rapporto tra il giudice e l'economia sta cambiando con una velocità enorme, e l'altro settore è figlio, in parte è figlio, della crisi economica, della recessione di questi anni. Mi riferisco al diritto della risoluzione delle crisi d'impresa. Il nostro apparato produttivo è stato amputato, come sappiamo, per circa un quarto della sua entità, della sua consistenza nel corso degli anni della grande crisi. È un tema di cui il presidente Vietti si è occupato da molto tempo. Il percorso di innovazione e riforma iniziò nell'anno in cui lui era esponente del governo e fu da lui direttamente seguito. Io mi avviavo allora, diciamo, alla prima esperienza del lavoro parlamentare, lì ci conoscemmo. Vi è stata, in parallelo alla crescita di sensibilità, alla necessità di provvedere ad individuare nuove soluzioni normative, nuovi strumenti, vi sono state una pluralità di interventi legislativi, quelli che molti di voi conoscono e che non voglio qui riferire. Ciò che mi preme sottolineare è che nel corso degli anni, fino all'intervento ultimo dello scorso anno del Parlamento in materia di risoluzione delle crisi d'impresa, nel corso degli anni è andato via più mutando il paradigma delle procedure concorsuali. Non più la prevalenza di una visione liquidatoria, afflittiva, punitiva, che era connaturata alla intera strumentazione normativa, alla disciplina del fallimento, ma l'obiettivo di, nei limiti del possibile, di risanare e rilanciare l'impresa. Un cambiamento radicale che peraltro deve essere completato con la riforma riforma organica delle procedure concorsuali, che è all'esame del Parlamento. Dentro quel disegno di legge vi è persino l'espunzione dal nostro ordinamento della parola fallimento, che io saluto con molto favore, sostituito dalla parola liquidazione giudiziale. Ebbene, voi immaginate quanto sia mutato il ruolo del giudice cosiddetto fallimentare, che non dovremmo chiamare più così, al cospetto dei problemi della vita delle imprese e quindi del sistema economico nel suo complesso. Richiamo due recentissime innovazioni contenute nell'ultimo intervento legislativo, quelle relative all'autorizzazione del giudice alla nuova finanza d'impresa, alla finanza interinale, quella che serve all'impresa che accede al concordato in continuità per sostenere il concordato, o all'autorizzazione che il giudice deve concedere riguardo alla necessità, possibilità di proseguire o meno nei contratti in corso, nei rapporti in corso per quella stessa impresa in concordato con continuità d'impresa. Ebbene, il giudice è chiamato a misurarsi con le scelte che deve fare l'imprenditore per risanare e rilanciare l'impresa. Deve valutarle, certo, la Suprema Corte di Cassazione ha ben distinto, per esempio delineando in modo nitido la differenza tra la fattibilità giuridica e la fattibilità economica del piano concordatario. Il giudice deve autorizzare o meno l'imprenditore a stipulare un mutuo, ad aprire un conto corrente con affidamento e a quant'altro per poter proseguire. Certo si avvale degli ausiliari, certo si avvale degli esperti, e qui richiamo il tema del rapporto tra appunto la giurisdizione e le altre scienze, le altre conoscenze, ma alla fin fine la valutazione è sua.
Ecco, questo è un altro di quei campi nei quali quel rapporto subisce un'evoluzione, in questo caso a mio modo di vedere molto positiva, tra il giudice e l'impresa, tra il giudice e l'economia. Concludo, non volendovi trattenere molto come avevo promesso all'inizio, questi cambiamenti, alcuni, soltanto alcuni dei quali io ho potuto qui menzionare o commentare, interrogano e non poco anche il Consiglio Superiore della Magistratura nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali. Le funzioni consigliari devono evolvere e stanno evolvendo, non già perché c'è qualcuno che pensa, e io certamente non lo penso e nessuno dei componenti del Consiglio lo pensa, che bisogna lavorare per avere un giudice asservito all'economia o che tiene conto delle ragioni dell'economia a prescindere, diciamo così, dalle funzioni proprie di applicazione delle norme di diritto, ma perché è stato detto da tutti e noi non possiamo far finta di non ascoltare che oggi abbiamo bisogno di un giudice specializzato, di un giudice formato, e qui il rapporto con la Scuola Superiore della Magistratura lo stiamo conducendo anche sulla base di questo intendimento, di un giudice che sia consapevole della grande responsabilità che su di lui, su ciascuno dei magistrati italiani, incombe in questa fase, in questo momento storico. Noi stiamo tentando di compiere sotto questo profilo un lavoro straordinario, lo abbiamo fatto nel riformare per intero il testo unico sulla dirigenza, quell'insieme di regole che orienta, guida l'esercizio del potere discrezionale nella scelta dei dirigenti degli uffici, che è uno degli aspetti decisivi per poter assicurare il recupero di quel grado di efficienza a cui mi riferivo. Non il solo elemento, non tutto può essere scaricato sul dato necessario dell'aumento della capacità organizzativa dei capi degli uffici giudiziari, ma è uno degli elementi che concorre al recupero di efficienza del sistema. Ma lo abbiamo fatto anche innovando su molteplici settori, per esempio completando un lavoro che era stato avviato nella passata consigliatura, quello del censimento delle buone pratiche organizzative. Ne abbiamo raccolto, proseguendo il lavoro, 1500, ne abbiamo le esperienze buone organizzative che ha coinvolto spesso anche molti altri attori della giurisdizione. E io mi auguro che con Union Camere si possa avviare un confronto anche su questa materia. Selezionato 700 buone pratiche, valutato 250, abbiamo elaborato quello che un po' enfaticamente abbiamo chiamato il manuale delle buone pratiche organizzative, una sintesi del lavoro fatto dalla magistratura, dall'avvocatura nei singoli uffici, nei singoli territori, sul quale vogliamo continuare ad investire per sostenere appunto quella evoluzione dell'esercizio delle funzioni consigliari e complessivamente delle funzioni valutative, del circuito valutativo che riguarda l'attività, il lavoro, le funzioni costituzionali del Consiglio Superiore della Magistratura. Così come abbiamo fatto un lavoro di riforma integrale, di riscrittura del regolamento di funzionamento, per il funzionamento del Consiglio Superiore, che non è affare interno al Consiglio, per una parte è affare interno, ma che ha effetti esterni, per esempio nella direzione della crescita, della trasparenza delle decisioni, della comunicabilità delle decisioni, oltre che della velocità delle decisioni. Queste e molte altre iniziative di cui non ho il tempo di parlarvi, essendo arrivato alle ore 13 meno un minuto, e mi ero proposto di concludere per le ore 13 in punto, posso assicurarvi che questa consapevolezza della complessità, delle novità del rapporto tra il giudice e l'economia, come della complessità e del rapporto tra il giudice e i diritti dei cittadini, i diritti fondamentali
alcune dei quali interrogano in modo nuovissimo la giurisdizione, il tema delle migrazioni piuttosto che quello dei minori non accompagnati, piuttosto che del ruolo rilevantissimo della magistratura di sorveglianza e così via. Questi temi, questa attenzione, questa sensibilità anima il lavoro che cerchiamo di fare quotidianamente, ed è con queste considerazioni che io voglio augurare ai docenti, ma soprattutto agli studenti, a tutti quanti voi, un buon anno accademico e un buon lavoro per un'istituzione universitaria, la vostra, che è il frutto, come è stato detto, di una intuizione felice che mi auguro possa andare avanti con molta, e crescere con molta rapidità e con molta efficacia, insieme all'esperienza straordinaria dell'Istituto Pegaso. Grazie ancora per l'attenzione. Pegaso, molto più di un'università.